Ciao ragazze, ciao ragazzi e benvenuti ad un nuovo video. Questo video, tra l'altro, è stata una vostra idea, un vostro suggerimento. Mi avete chiesto di farvi un video dedicato provando il servizio Gorillas. Se non sapete che cos'è, è un servizio che è uscito a fine luglio, mi sembra metà fine luglio in Italia ed è presente anche qui nei Paesi Bassi ad Amsterdam, che ti porta la spesa in 10 minuti. Cosa che non si era mai vista prima, è un servizio appunto super innovativo. Di cui si sta parlando moltissimo e che sta andando moltissimo, sta spopolando un po' ovunque. E mi avete chiesto di provarlo e farvi un video dedicato alla mia esperienza. Quindi questo è quello che faremo oggi. Voglio anche iniziare col dire che ci sono diversi servizi di questo genere. Quello che secondo me è il più famoso è Gorillas, ma ce ne sono altri. Ne ho trovato un altro anche che si chiama Getir, che però penso sia presente qui nei Paesi Bassi, non so se c'è anche in Italia, anche quello è molto valido, ma l'app che andremo ad utilizzare oggi, che si può scaricare appunto dall'Apple Store o dallo store del vostro cellulare, è Gorillas. Questa è l'app in questione e questa è l'altra di cui vi parlavo anche che offre lo stesso servizio, ma appunto oggi andremo ad utilizzare Gorillas. L'ho scaricata ed ho inserito il mio indirizzo e basta. Per questo video, tutto il resto lo facciamo assieme, quindi andiamo ad aprire la nostra app e questa è l'anteprima, okay, in velocità, ma c'era scritto spesa alla tua porta in 10 minuti. Appunto, io ho già inserito il mio indirizzo di casa. Si può inserire, è una figata questa, si può inserire non solo l'indirizzo di casa, ma anche tipo se siete al parco o in centro, che ne so, e loro vi portano la spesa ovunque, dovunque, in qualsiasi momento. Appunto, il tempo come tempistica mi dà 31 minuti adesso, ma quando ho scaricato l'app ed ho inserito l'indirizzo tipo 10 minuti fa me ne dava tipo 17, quindi penso che sia a seconda della richiesta. In questo momento deve esserci molta richiesta e molti acquisti, quindi molti ordini. E qui andiamo finalmente a vedere le cose che possiamo ordinare, quindi c'è veramente di tutto, praticamente la spesa. No, vabbè, c'è addirittura il sushi, ragazzi. Secondo me i prezzi sono notevolmente più cari rispetto a quelli del supermercato, penso sia capibile e comprensibile. No, vabbè, le Pokeball, c'è di tutto, ragazzi, di tutto. Wraps, toast, panini. Andiamo a vedere invece la frutta perché non ne ho e devo prendere. No, vabbè, l'avocado è sold out, ragazzi. Dovevo prendere l'avocado, è sold out. Ok, kiwi li ho. Potrei prendere i 150 grammi. Insomma, qui i prezzi, appunto, bisogna sempre vedere cosa conviene di più. Andiamo ad aggiungere questo. Penso di averlo aggiunto, sì, l'ho aggiunto al carrello, quindi una vaschetta piccolina di mirtilli. Devo dire che molte cose sono sold out, purtroppo. Addirittura i platani, si chiamano platani in italiano, sono tipo delle banane ma non sono proprio banane. Sì, vabbè, la scelta è abbastanza scarsina, direi. Le pesche non andrei a prenderle, proviamo a prendere i mandarini. Andiamo a vedere i prodotti da forno. Naturalmente il menu è in olandese, se prenotate, se ordinate dall'Italia sarà in italiano, ma la mia app è inglese. No, vabbè, ti portano anche il pane fresco, peccato che sia tutto già sold out. Ci sono le rosette però, anche i croissant, biscotti. Dirà c'è Denver che non so che cosa stia facendo. Andiamo a vedere breakfast, che cosa ci propongono per la colazione. Allora, qui ci sono yogurt con muesli già in pacco pronti. Visto che ho finito i cereali, potrei prendere i Kellogg's Corn Flakes. Ditemi ragazzi, perché io veramente non mi ricordo i prezzi del supermercato, ditemi se qui li vedete più cari. 375 grammi di Corn Flakes, 2,35 euro. Formaggio, chissà se c'è il brie, quello lo prenderei. Peccato, la mozzarella è sold out, devo dire che come scelta un po' così ragazzi, un po' così. Il Philadelphia però, non facciamoci mancare il Philadelphia, quindi prendo sempre quello classico, perché alla fine se prendo la versione light ne mangio di più. Dai, non so cosa sto facendo. Quindi prendo quello classico. No, vabbè, c'è il reparto macelleria.
Chissà se c'è anche il prosciutto. Cotolette di pollo. Interessante. Potremmo prendere le cotolette di pollo. C'è la mortadella, addirittura del salame Milano. Interessantissima questa cosa. No, vabbè, spianata romana. Cioè, ragazzi, manca solo il prosciutto crudo di Parma o il San Daniele. Ecco, questo vorrei. Vorrei però prendere la mortadella anche per capire come me la impacchettano. E qui ci sono wurstel, le varie cosine olandesi che loro vendono, tipo le salsicce o i wurstel in questi pacchi già pronti, oppure nei barattoli, stranissimo, o in busta di plastica. E poi qui ci sono altre cosine vegan e vegetariane. Poi, allora, salmone dovrei prendere in realtà, quindi vediamo. Qui c'è Capitan Findus, che qui si chiama Ichlo, appunto è lo stesso che abbiamo anche noi. Tonno in scatola, però non c'è il salmone che avrei preso molto volentieri. Ci sono i California Maki, che però non mi ispirano tanto dal supermercato, è quest'altro spicy roll. Sì, devo dire che come scelta mi aspettavo ci fosse un pochino più di scelta, ecco, tante cose sono sold out e non c'è una scelta ampissima come sul sito della spesa classico, dove vado a fare la spesa che appunto ci mette 1 o 2 giorni per arrivare, però lì almeno c'è tutta la scelta del supermercato completo. Qui appunto non ci sono tantissime cose, però vediamo, non voglio giudicare, vediamo il servizio perché se veramente vi arrivo in 25 minuti, cioè è la svolta. Andrei a questo punto a vedere la pasta, che cosa c'è? Ci sono gli gnocchi. Gnocchi freschi, prendiamo gli gnocchi. Che bella, ma esiste in Italia questa? Troppo carina. Altre cosine, questo è un brand Grand Italia che da noi non penso esista, ma è un brand che qui si vende molto in realtà di pasta e cosine simili italiane. Noodles, orzo, addirittura scritto in italiano. No, vabbè, ragazzi. Questi sono i cornetti da mettere in forno. Sono già pronti, basta tipo scartarli e metterli in forno. No, vabbè, c'è addirittura il sushi kit per fare il sushi a casa. Adoro, l'avevo preso tempo fa, ma non sono capace. Cosine dolci, vediamo che cosa c'è. Dolci e salate, tipo snack, naturalmente. Gli stroopwafel, super tipici olandesi. E poi potrei prendere anche gli stroopwafel, che li ho finiti. Poi le famosissime cioccolate di Tony's Cioccoloni, che qui vanno tantissimo. Patatine di tutti i tipi possibili immaginabili. Io mangio sempre solo quelle naturali, se hanno vari gusti strani io non le mangio assolutamente. Cioccolata bianca, questa la prendiamo, ragazzi, questa è fantastica, è fantastica. Cioccolato bianco con i lamponi, buonissima. Poi ci sono gli M&M's, appunto, diverse cosine, c'è scritto back soon, ritorna presto, diverse cosine sono sold out. Oddio, il Lion, quanto è buono il Lion, ragazzi, devo trattenermi perché già abbiamo preso il Nesquik, però ci sta, prendiamo anche il Nesquik. Poi volevo vedere invece da bere che cosa c'è, drinks, la limonata San Pellegrino che adoro, ma già ce l'ho. Sì, decisamente un Arizona Green Tea, perché no? Questo, ragazzi, è uno dei tè migliori al mondo. C'è il miele dentro che lo rende un pochino più dolce, quindi non lo bevo a quantità industriali perché appunto ha parecchio zucchero, però è buonissimo, buonissimo. Mi piace più di tutti la versione standard, anche se anche quello alla pesca è molto buono. Io direi che abbiamo già un bel po' di spesa fatta. Per 12 prodotti il totale sono 29,02 euro e adesso clicchiamo su checkout. Qui abbiamo il totale che sono appunto 29,02 euro. Abbiamo la delivery fee, cioè il costo della consegna che è di 1,80 euro, che alla fine non è neanche altissimo. Il totale sono 30,82 euro. Ordiniamo. Ok, non posso farvi vedere la schermata di conferma perché oltre ad esserci il mio indirizzo c'è anche la mappetta con il geotag di dove abito, ragazzi, quindi poi cancellarlo nel montaggio sarebbe un po' complicato. Orario dell'ordine alle 18:46 e adesso vediamo quanto ci mette ad arrivare. Mi dà
come consegna aspettata le 7, cioè prevista, aspettata, prevista le 7:17. Vediamo, mentre aspetto stavo leggendo le informazioni sull'app e c'è scritto che in realtà i prezzi sono gli stessi dei supermercati, quindi non vengono aumentati assolutamente, l'unica cosa che si paga la consegna, che però è sempre fissa a 1,80 €, quindi veramente bassissimo il costo. L'orario di consegna in questo momento, mentre vi stavo parlando, è diminuito e dalle 7, cos'era, 7:17, adesso è alle 7:05 e sono le 18:56, quindi praticamente tra 9 minuti dovrebbe essere qui la mia no vabbè ragazzi, cioè io non ci posso credere, è velocissimo, è una cosa incredibile, cioè appunto il fatto, cioè già era poco comunque, però il fatto che abbiano ancora diminuito il tempo, pazzesco, pazzesco. Adesso vediamo se saranno puntuali. Non ve lo posso far vedere perché appunto si vede la mappetta dove abito e tutto quanto, però si vede sulla mappetta, immaginatevi tipo Google Maps, si vede il rider disegnato in bici che sta raggiungendo casa mia, cioè fantastico. Sono in questo momento le 19:05, appena scattate, dovrebbe quindi arrivare a momenti. Restiamo in diretta con la videocamera, così se suona lo sentite anche voi. Voglio proprio vedere se sarà puntuale. 19:05 doveva essere e sono le 19:05. Vedo nella mappetta il rider che è qua vicino, quindi secondo me ce la fa, non sono sicura, ma secondo me ce la fa. Oddio, in realtà dalla mappetta sembra che stia cadendo con la bicicletta nel canale, vorrei potervelo far vedere. Esilarante. Ragazzi, sempre 19:05, vediamo, aggiornamenti sull'app, secondo me è sceso dalla bicicletta, sono però in questo momento le 19:06, quindi un minuto di ritardo rispetto a quello che c'era scritto sull'app, se dobbiamo essere proprio puntigliosi e precisini, c'è ancora scritto 19:05. Eccolo qua, arrivato, stavo guardando l'app, facendo il calcolo, arrivato. Andiamo ad aprire. Ed eccola ragazzi, arrivata la spesa. Ta-da! Sono stati veramente velocissimi facendo il calcolo. Ho ordinato ai 46 e sono arrivati ai 06, 19:06, quindi esattamente 20 minuti. Con Gatto Denver nel background. Amore mio! Niente, Gatto Denver è offeso e ci fa vedere il sedere in questo momento. Questa ragazzi è la busta che mi è arrivata. C'è scritto From Gorillas with Love con il cuoricino, che carino. Qui c'è un numero 21 che non ho ben capito che cosa sia, non è il mio civico. E, faster than you, più veloce di voi, più veloce di te, praticamente è vero, perché se mi fossi preparata, uscita per fare la spesa, probabilmente ci avrei messo di più. Quindi appunto questa è la nostra busta, dall'altra parte sempre il logo Gorillas. All'interno ci sono tutte le cosine che abbiamo ordinato, il nostro cioccolato, i Kellogg's Corn Flakes, il Nesquik e poi i nostri mandarini. Devo dire che è stato tutto impacchettato con cura. Questa è la mortadella che mi è arrivata così in questa busta, che tra l'altro ha anche il logo di Gorillas. E poi ci sono le nostre cotolette di pollo impanate, anche qui c'è il logo, non mi aspettavo che ci fosse sugli alimentari. Abbiamo i mirtilli, eccoli qua, blueberries, e poi gli gnocchi freschi, che non mi sembrano molto invitanti, però per essere olandesi probabilmente lo sono. E poi, no vabbè, aspettate un attimo, al posto di esserci scritto Philadelphia c'è scritto Den Haag, cioè L'Aia, una città olandese. Questa non la sapevo ragazzi, ma è anche in Italia è così che cambiano i nomi. Boh, vabbè, questo è il Philadelphia. E poi qui ci sono gli stroopwafel, i biscotti tipici olandesi che amo. E cosa abbiamo preso ancora? Abbiamo preso la spremuta d'arancia fresca.
eccola qua. E per ultimo il nostro Arizona Green Tea con miele, buonissimo. Considerazioni finali, ragazzi, che dire, sono rimasta molto sorpresa, non ho assolutamente nulla di cui lamentarmi, il tempo appunto si è ridotto, ci hanno messo 20 minuti esattamente, che comunque sì, poteva essere un pochino meno perché loro pubblicizzano i 10-15 minuti massimo, però ad Amsterdam evidentemente in questo orario c'è molta richiesta, però 20 minuti esatti, mai visto una cosa del genere, non ho mai potuto fare la spesa con la consegna in 20 minuti, davvero è un po' la svolta, anzi senza un po', è la svolta praticamente. L'unica pecca è che appunto non c'era tantissimissimissimissima scelta, spero che vadano ad ampliare la scelta per quanto riguarda i prodotti, però ragazzi, cioè, servizio pazzesco, imbattibile, e penso che lo userò molto spesso, penso che darò un'occhiata ogni tanto per vedere se hanno aggiunto altri prodotti e poi posso tranquillamente iniziare a fare la spesa da là, se sono pigra o se per un qualsiasi motivo non posso uscire, o se ho ospiti, che ne so, oppure appunto se sono al parco da qualche parte e voglio avere la spesa, cioè questi te la portano ovunque, quindi è sicuramente un servizio che utilizzerò ancora. Fatemi sapere se ne avete sentito parlare, se lo avete già utilizzato e se sì, che esperienza avete avuto in Italia, se è simile all'esperienza che ho avuto io. Fatemi sapere tutto nei commenti, mia family. Io vi mando un bacio gigantesco, spero vi sia piaciuto questo video un po' diverso dal solito. Bacio grande, venite qua che ci abbracciamo forte, 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 forte come sempre. Adesso metto via tutta la spesa e noi ci vediamo domani, sempre puntuali, nuovo orario alle 14, mi raccomando. Ciao!